Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Sono Ricky. Io Mirko. E dietro di noi una splendida esemplare di Nike Yamaha. A tre ruote. A tre ruote. Per quelli che ci hanno chiesto cosa ci farete con questa moto, oltre a un test ride andremo in Norvegia, al freddo. Partiamo il 21 di febbraio, dove? Allora, il giro è principalmente sui fiordi norvegesi, però la prima metà in basso a sinistra, quindi sud-ovest. E arriveremo con il traghetto a Stavanger, dove staremo una notte. Sì. Poi procederemo per un paesino che si chiama Haugesund, spero di averlo detto bene. Elisabeth ci ringrazierà. Elisabeth ci ringrazierà. E poi partiremo per Bergen, quindi il terzo giorno andremo poi a Bergen, dove staremo un po' di più perché ci sono molte più cose da vedere, da visitare e girare un po' in sostanza. Quindi questo è un po' l'iter di viaggio. Poi ci saranno sicuramente tantissimi altri itinerari che ci creeremo noi. L'idea di questo viaggio, patrocinato appunto da Innovation Norway, che è l'ente del turismo con sede appunto in Milano, ma dislocata anche in altre zone proprio dell'Europa, è quella di portare il messaggio turistico della Norvegia anche all'interno dell'Italia, per un semplice motivo. Per quanto non sia poi così lontano a livello chilometrico come può essere una meta transoceanica piuttosto che altro, c'è una grandissima distanza culturale da quello che è la penisola scandinava rispetto ovviamente a tutta la parte caucasica della nostra cultura, e quindi ovviamente c'è un pochino questa reticenza per il freddo, per la lingua, per il fatto che si pensa sempre sì il polo nord poi è tutto lì, però cioè in realtà il nord del pianeta è immenso e ovviamente ci sono mille colori, mille climi, mille sfumature e miliardi di contaminazioni culturali. E poi oltretutto, come diceva il nostro contatto Elisabeth di Innovation Norway, diciamo questi mille colori di cui parla Ricky, mille sfumature, si vedono principalmente in stagioni diverse, quindi l'inverno ed estate. La Norvegia offre comunque paesaggi completamente diversi per via proprio dei colori e dei climi ovviamente. E questo viaggio sarà un viaggio anche che punta un po' sul lato green, nel senso che l'anno scorso, se non sbaglio, Oslo è stata la città green, più green d'Europa, e quindi quest'anno noi vogliamo portare a casa un messaggio che punti un po' sulla ecosostenibilità, perché là comunque sono veramente, veramente avanti anni luce. L'unica pecca è che ci andiamo in moto. Però consumano, però consumano un poco. Se però tutto il resto con un Harley, è vero. Non sarebbe stato così green. Però diciamo ci siamo curati di puntare su strutture che hanno proprio questa certificazione ambientale, quindi diciamo, stanno puntando principalmente a utilizzare tutti i mezzi per essere a impatto zero. Un po' quello che si chiama turismo ecosostenibile. Porteremo a casa un messaggio positivo che cerchiamo poi di diffondere un po' anche tramite i social network. Esatto. Loro non pensavano che la nostra proposta sarebbe stata quella di andare in moto soprattutto in inverno, ma ovviamente siamo riusciti a giungere al compromesso del tipo: noi siamo tutti motociclisti, il canale tematico che abbiamo cerca di portare contenuti legati al mondo delle moto principalmente, e anche a tutti i nostri sponsor, che comunque ovviamente grazie a loro, io ci tengo a precisare l'importanza di avere chi supporta dei progetti del genere, un po' per i costi, ma un po' anche per tutto quello che ne consegue, perché vai al freddo, vai d'inverno, ti devi proteggere bene, ti devi coprire bene. E Yamaha ha voluto avanzare la proposta di una moto alternativa affidandoci queste due Nike, ovviamente oggi ce n'è qui una sola, ma l'altra è in officina a finire gli ultimi preparativi, nell'intento di utilizzare uno strumento diverso. Faccio subito una premessa: non è uno scooter, anche se... E non sta in piedi da sola. Esatto, non sta in piedi ai semafori, devi mettere giù i piedini. Tra l'altro ha una sella molto larga e anche se la seduta è bassa, in realtà devi avere le gambe lunghe, perché sennò non metti giù bene i piedi. Esatto. Altra cosa, questo piccolo motore è un 850 e ha 115 cavalli, quindi ha una potenza enorme. Dietro monta una gomma 190, 17-190, quindi sono le proporzioni delle super sportive. Ha tantissimo motore, è un tre cilindri, quindi tanta coppia sotto e tanta coppia sopra, e quindi ovviamente sul ghiaccio e sulla neve
dobbiamo un pochino cercare di ponderarne la potenza. Direi di sì. Tra l'altro magari vi facciamo passare una carrellata velocissima dello shooting fotografico che abbiamo fatto nella zona Comasca, ovviamente. Sormano, Piano del Tivano. Giornata splendida, tra l'altro. Allora, tutte le domande principali che ci arrivavano erano, cioè queste tre ruote qua si sentono? Te lo faccio vedere, si sentono? Allora, io ho sempre risposto a tutti che se ci dovessero mettere su questa moto bendati, dato che dal lato guida non vedi le ruote, esatto, secondo me non te ne accorgi che ha due ruote sull'avantreno. Te ne accorgi quando ovviamente stai andando molto piano, perché senti che ha un comportamento diverso, perché l'effetto giroscopico ovviamente è decentrato su un asse più largo. E però in realtà una cosa che ho potuto apprezzare, ed è incredibile, allora chiunque possa vai in bicicletta, parlando delle tue prove sui marciapiedi, sulle prove sui marciapiedi, esatto, okay, ovvero chiunque è mai andato in bicicletta o comunque con una moto sa benissimo che nel momento in cui hai un avvallamento oppure un cambio piano, sì, il classico cordolo delle rotonde principalmente, ecco il cordolo essere, delle rotonde, se lo prendi in moto e lo prendi per errore con la ruota anteriore sei in terra, a meno che non lo fai di proposito. Esatto. Con questa moto è incredibile perché una ruota sale sul cordolo, l'altra no, non ti accorgi nemmeno di essere salito sul cordolo. Hai una sensazione che all'inizio ti dà l'impressione di non avere il controllo del mezzo, perché tu fai capo sempre a una ruota sola sull'anteriore. Qui ne avanzava una, ne hanno messe due e quindi ti trovi ad avere la moto sempre in stabilità. È vero, questa è una cosa che abbiamo apprezzato molto. Mirko, ti faccio una domanda. Aiuto. Per proteggerci dai climi glaciali, casco, guanti, di tutto e di più. Come ci vestiamo? Allora, a parte che ho diciamo apprezzato molto l'abilità di Ricky a costruire circuiti, saldare, stagno, io non ci capisco molto, però ho apprezzato nel guardarlo e a tenere la torcia per fargli luce. E no, allora, come abbigliamento abbiamo tutto abbigliamento, diciamo, di indumenti riscaldati tecnico di Clan. Sicuramente abbiamo già utilizzato anche l'anno scorso e aiutano molto. Sì, l'antreffen. Andiamo avanti, tanto si protegge. Cazzo. Sei un figo, Mirko. Che fai? Esatto, a Silan Treffen, quindi ovviamente non tutto acceso perché andiamo a fuoco, però comunque tenere calde le estremità, quindi i piedi e le mani, già aiuta molto. Quindi proveremo anche i pantaloni quest'anno e vedremo un po' come si comportano anche quelli. E come abbigliamento invece sopra agli indumenti riscaldati abbiamo la Laminator di Clover. Quindi ovviamente pantalone e giacca. Tu, Ricky, questa qua mi sa che la conosce molto bene. Questa sì, io l'anno scorso l'ho avuta in mano proprio per fare dei test, dei video, proprio per Clover. Ed effettivamente questa giacca ha la peculiarità comunque di tenere molto isolato climi rigidi e soprattutto magari dove trovi umidità, proprio per la sua laminazione proprio nel tessuto. Quindi a livello poi di comfort sono sempre molto generose le giacche di Clover, perché non si smentiscono mai, tasche davanti, dietro molto ampie, quindi molto agili dall'essere raggiunte anche quando hai un setup invernale. D'inverno il motociclista è un po' vestito tipo un Power Ranger, nel senso che ha un'agilità pari a zero, perché sei imbottito tra goletta, guanti, e quindi accedere ai piccoli anfratti negli indumenti è veramente ostico. Queste tasche sono molto grandi, quindi ovviamente ti facilita l'accesso a oggetti di minuteria piuttosto che altro. Soprattutto quando hai guanti, perché di solito ti fermi eccetera, i guanti ce ne sono, non è che è sempre da toglierli, quindi magari prendi un attimo il telefono, non so, prendi qualcosa nella tasca, essendo comunque ampia riesci a farlo in maniera molto agevole. Una cosa che ci tengo tanto a ricordare è che i nostri viaggi sono sempre contraddistinti dal doverci portare dietro un equipaggiamento tecnico molto importante, molto costoso, che va ovviamente preservato il più possibile, oltre al fatto che se poi subiamo dei danni rischiamo di essere là e di non poter raccogliere materiale, quindi questo materiale va protetto e soprattutto è molto ingombrante, quindi dobbiamo sempre sacrificare lo spazio adibito a ovviamente mutande, vestiario, per portarci un gimbal piuttosto che un'ottica più bella per regalarvi immagini più suggestive. E ovviamente sono anche queste scelte molto
molto a sacrificio, perché ovviamente bisogna sempre ricordare che in moto la prima regola è viaggiare leggeri, cioè il concetto di viaggiare sovrastimando tutto quello che ti devi portare non ha veramente senso, perché alla fine ci vestiremo con la giacca di Clover e probabilmente ci andremo anche a letto. E tutto il giorno quella lì avremo. Facciamo prima. Tra l'altro aggiungo anche, a livello sempre per abbigliamento, gli stivali di Vendramini, che abbiamo anche quelli già testato in diverse occasioni, e a parte la super comodità, nel senso che li tieni su tutto il giorno e non è che stai lì a... assolutamente no, anzi. E sono molto comodi, proteggono anche dal freddo. E proveremo anche quest'anno, ma sappiamo già che andranno bene. Io ricorderei il sito, perché Vendramini stiamo piano piano adesso dandogli una mano, sì, sui social a emergere, però in realtà è un'azienda che ha una storia sconfinata in termini di anni, perché nascevano più di forse 50 anni fa producendo, sì, stivali per lo sci. Ovviamente poi si sono evoluti fino a quando sono sfociati nel settore motoristico e motociclistico. I prodotti sono totalmente artigianali, made in Italy assolutamente, e vi invito ad andare a fare un giro sul loro sito, che vi lasciamo qui in sovraimpressione, per tastare un pochino tra le immagini o anche con mano, con i test ride che lui propone, i suoi prodotti. Quindi è un brand poco conosciuto, però vi posso assicurare che è di un livello un gradino superiore tendenzialmente a quello che il mercato propone, e ne abbiamo provati davvero tanti. Un'altra cosa, Sena, il casco. Quest'anno la novità sarà Sena, perché ci hanno proposto di utilizzare un loro casco nuovo di collezione, che è il Sena Momentum, che a differenza del Viva Voce da applicare esternamente, che sono fantastici perché li usiamo sempre, questo, avendo il circuito all'interno del casco, la batteria non sarà suscettibile all'abbassamento di temperatura con il rischio del KO del dispositivo. Quindi per noi, ripeto e ricordo anche che è di vitale importanza essere sempre in contatto audio o video, perché quando dobbiamo coordinare le riprese, gli scatti fotografici e tutto, ovviamente il casco è uno strumento fondamentale, perché sennò Mirko! Vai! È già successo anche quello. Cioè, esatto, però... quindi... anche faccio un esempio. Però aspetta. Quando odiamo Sena, quando magari dobbiamo fare una storia su Instagram, ma rimane collegato il casco. Tu prendi in mano il telefono, fai partire la storia, però il casco l'hai lasciato sulla moto. Acceso. Lui registra dal casco e quindi tu fai o le storie mute, tipo Charlie Chaplin. E te ne perdi. Oppure si sente la voce tipo... Già testata, quindi. Quindi, e poi... chi ci porterà a spasso è TomTom con il nuovo Rider 550. Yes. Pianificheremo l'itinerario con Road Trips e ovviamente poi condivideremo tutte le attività sul social di TomTom. Altra cosa, faremo ovviamente anche sempre per la parte turistica, faremo anche delle escursioni, delle attività, che poi ne abbiamo due principali che dovremmo riuscire a fare, che è Safari Rib, quindi un giro tra i fiordi su questo gommone, e lì Clan penso che ci aiuterà. Con le batterie, e il circuito che abbiamo costruito. Esatto, che hai costruito. Siamo un team. E poi faremo anche questo viaggio in treno da Bergen a Flom, se lo dico bene, che sarà una cosa, ovviamente ha messo qualche foto e ci hanno anche raccontato amici, è spettacolare. Quindi... ma le moto le possiamo portare sul treno? Allora, sul treno ci hanno detto che forse non si possono portare. Quindi... però questa ha due ruote davanti, se gli leviamo le gomme... forse sì. Sulla rotaia. Forse sì, vedremo. Questa magari sarà l'unica tappa in cui la bestiolina si riposerà un po'. Però niente, allora si parte il 21. Ragazzi, noi condivideremo tutto, cercheremo di fare un... passo in più, storia manetta, tutto. Cioè, tutto, vlog, di tutto. Cioè. Però abbiamo bisogno della vostra interazione. Chiedeteci tranquillamente cosa vi piacerebbe vedere potenzialmente ai limiti chilometrici che ci dividono dalla richiesta, cioè del tipo non mi proponete, ma fate anche una passata alle Svalbard. Ragazzi, da dove siamo noi alle Svalbard? Ci sono tipo 4.000 chilometri, non è pianificato. Però magari l'anno prossimo ci andiamo, perché la richiesta di mandarci sulle isole Svalbard l'ho già più o meno letta 7-8 volte. Quindi
Secondo me l'intento è di mandarci a non tornare più. No, infatti, perché... con calma, ponderiamo. Ponderiamo però, che vabbè, in due giorni, sono già in sette che ce l'hanno chiesto, vediamo. Allora, poi se avete domande o dubbi o qualcosa comunque che volete chiederci anche per la preparazione di un viaggio di questo tipo, Ricky è ampiamente carburato in questo. L'esperienza non basta mai, però sicuramente io che diciamo questo qua è il secondo viaggio, diciamo il primo viaggio è un po' più impegnativo, però comunque un po' di cose le ho viste, le sto imparando. Io farei una parentesi su di lui. Siamo insieme, magari uno in quel momento è davanti, no? Vedo una parte un po' particolare, un pochino di abbrivio, e apro un attimino il gas. Sì, tu abbrivi poi. E sento nel casco, Bomber, ma sei un pazzo! Aspetta che ci provo anch'io. Cioè, lui parla tanto. Ma che se l'hai fatto te, ti vedo tutto. Te mi spieghi le cose nel casco e te la proviamo anch'io, dai. Quindi, cioè, compagno di viaggio veramente insostituibile. Perché poi, cioè, fa freddo, è buio, siamo stanchi, mancano 400 chilometri, vabbè, facciamoli. Bisogna farli. Poi in due ci si dà sostegno, quindi. L'anno scorso stavamo tornando, insomma, non è che c'erano climi come quello norvegese, però eravamo sul Conero a bere l'aperitivo, erano le 7 di sera, dovevamo essere a casa, però il Conero, rispetto a Milano, su 500 km in moto. Ci hanno messo un po', eh. Ragazzi, grazie ancora per l'attenzione, vi ricordo di iscrivervi al canale di YouTube e attivare la campanella per le notifiche. Che altro? Aspettate tantissimi contenuti che arriveranno a breve, vi romperemo le scatole ovunque. Grazie dell'attenzione. Ciao.